se vedi entrare in campagnolo un camion frigo, non è detto che è quello per la mensa, è quello magari per il campagnolo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. La mia idea all'inizio era quella di fare tutto un unico video in cui farvi vedere l'uscita, invece insieme a Nicolò, dove chiudiamo un po' il test dell'Ecar e poi portarvi a fare il factory visit, ma il giro che mi ha portato a fare Nicolò è stato davvero bello e vi l'ho condensato in un unico video. Se non l'avete ancora visto, è uscito ieri, andate a vederlo, lo trovate qui da qualche parte o in descrizione. Quindi chiudiamo questa giornata qui da Campagnolo con il factory visit. Una cosa bellissima di Campagnolo, per chi non lo sapesse, è che la produzione è proprio di fianco all'azienda, è attaccata a 0 metri, quindi ufficio tecnico e produzione sono strettamente e lavorano in simbiosi, giusto? Sì, assolutamente. Hai visto anche, abbiamo parcheggiato le bici lì. Appunto, siamo arrivati giusto un attimo fa, le abbiamo parcheggiate lì fuori. Nicolò, marketing manager di Campagnolo, per chi non lo sapesse, per chi non ha visto il video che ho fatto ieri, se non l'avete fatto, vi ripeto, andate a vederlo perché i posti qui attorno a Vicenza sono fantastici per il gravel. Assolutamente, quindi siamo partiti dalla via della Chimica 7, in 2 chilometri eravamo in ciclabile e dopo sui berici in un attimo. Sì, assolutamente. Vi condividiamo anche il link della traccia, se sì, vuoi. Se volete andare a farlo, assolutamente trovate qui il GPX, visto che lo chiedete sempre, ogni volta, ogni giro mi chiedete la traccia per andare a rifare le pedalate e i posti che vado a visitare, quindi venite a provarli anche voi. Vi accompagno in questa passeggiata. Sì. Non vi faremo proprio vedere tutto, mi diceva Nicolò, qualcosina, però sicuramente lo vediamo. Qualche idea di quello che facciamo qui, i dettagli sono segreti. Ok, va bene. Perdonateci. Però vi ripeto, la porta è già aperta, però facciamo il gesto di accogliervi a casa nostra. Allora, la prima regola quando si entra in produzione è di stare attenti. Ok. Qua ci sono persone che lavorano, quindi filmiamo, ma guardiamoci attorno, vedi che è grande. Sì. È un'azienda complicata a Campagnolo, perché? Perché abbiamo un'infinità di lavorazioni, dalla chimica all'elettronica. Chimica per i trattamenti di superficie dei materiali, l'elettronica perché il cambio EPS è elettronico. Certo. In mezzo ci sono i compositi, quindi il carbonio, o la metallurgia e la metalmeccanica pesante e di precisione. Pesante perché alcune ruote in alluminio e alcuni trattamenti richiedono delle presse che per me sono enormi, perché le vedrai, sono veramente imponenti, ha bracci meccanici e torni e stazioni di lavoro 4.0 per lavorare i pignoni, per esempio, meccanica di precisione. E lì le tolleranze sono al micron, e quando dico micron vuol dire molto meno di un millimetro. Sì, assolutamente. Però è quello che ci permette di innovare, di passare dalle 9 alle 10, alle 11, alle 12 e con Ecar alle 13 velocità. Che non è l'innovazione, il numero non conta per sé, però è la cosa che forse un utente capisce prima. Perché anche per me, che è quasi 2 anni che sono in Campagnolo, capire certe raffinatezze tecnologiche è estremamente difficile. Sì, perché sembra che aggiunga solamente un numero in più per il marketing, ma poi in realtà dietro c'è un lavoro incredibile, perché l'innovazione tecnologica per aggiungere solo il rapporto con le tolleranze, gli spazi ridotti della bici è incredibile. Ti ho menzionato le presse, io partirei da lì perché vale la pena vedere e sentire il cuore che batte. Ti faccio vedere. Classico tornio controllo numerico, calotte per esterno. Movimenti centrali, ok. E qui c'è l'accettazione classica dei materiali, non ve la facciamo vedere, ma abbiamo un controllo di qualità in ingresso sui materiali, le materie prime. Questa è l'area dei cerchi, perché in alluminio. Vari lavorazioni, si parte dalle barre, vedi lì in fondo di alluminio, si piegano e vengono trattate termicamente. Sono molto volgare nel spiegarti quello che facciamo, ma è per fartelo capire. È l'area di produzione di cerchi in alluminio, che per Campagnolo è la bassa gamma, la media e bassa gamma, perché l'alta gamma è Shamalter e Bora e Bora WTO, che sono il carbonio, quindi in un'altra area produttiva. Le lavorazioni per arrivare al prodotto finito sono infinite, dai trattamenti termici, trattamenti di superficie e anodizzazione,
giusta. Vedete, c'è un braccio robotico. Vediamo tutti i sample dei cerchi. Lo prende e lo spazio in automatico. Una cosa che magari prima veniva fatta in modo manuale, adesso è tutta completamente automatizzata. Come potete vedere, c'è il braccio che passa ogni punto del cerchio. Fighissimo. Sì, la cosa bella, avvicinandoci alle presse, forse senti un po' di rumore. Sì. È che si cammina tanto in produzione campagnolo, perché è grande. Abbiamo veramente tante, sì, tanti metri quadri. Bisogna. Ma è super figo vedere la produzione in un'azienda italiana, perché siamo abituati a pensare che viene tutto dall'Oriente ormai. Le presse in passato, perché con ecari i pignoni vengono fatti da altre parti, servivano anche a stampare i singoli pignoni che poi venivano montati. Quindi è una tecnologia che viene usata ancora per i cambi a 11 velocità. Okay. Se guardate qua ci sono le varie funzioni. Si passa dalla barra, esatto, i primi punti, poi si esclude la parte centrale, poi via via si rifinisce con i vari spessori fino ad arrivare al pignone finito. Il pignone poi non è finito, perché da qui va a trattamento termico, okay, e un'area di vengono smussati tramite degli altri, okay, trattamenti. Ok. E poi alla fine trattamento chimico per metale. Questa invece è la catena, 11, 12, 13 velocità, il processo è lo stesso, sempre lo stampo progressivo che lavora, cambia ovviamente lo spessore. La catena Eckar è 1,25 mm in meno della catena a 12 velocità. Devo dire che è un bel po', calcolando che sarà larga 6 o 7 mm. Esatto, e qua sentivi quello che ti dicevo prima. Cioè, questo rumore fa battere il cuore. È un rumore forte, una pressa che lavora, proprio il pezzo uscire, le maglie. E da profano fa impressione vedere una macchina così grande che fa dei pezzi così piccoli. Che fa dei pezzi così piccoli. Sì. È incredibile. E adesso ti porto a vedere come facciamo la catena. Ok. E ti renderai conto che la catena, che è la parte, se vuoi, più sporca, okay, meno nobile di un gruppo, perché la cambia. Sì, è sotto, sempre sotto stress, la maltratti a manetta. In realtà è un oggetto complicatissimo e molto affascinante. Questo è il magazzino degli stampi, dei prodotti in gamma e anche di qualche prodotto passato che magari serve per produrre dei ricambi. Ma è il vero cuore, il vero segreto di Campagnolo. Abbiamo quasi 90 anni e quindi qui è dove veniamo anche a prendere ispirazione. Quindi questa è l'area stampi, e il vantaggio poi di avere tutto a Vicenza, abbiamo un'area dedicata all'approntamento e alla produzione degli stampi. Non chiediamo a fornitori, okay, di prepararci gli stampi, c'è una sorta di azienda dell'azienda, okay, che si occupa di questo e in più sviluppa sempre e solo prodotti per il nostro core business, quindi il know-how rispetto a un fornitore che fa stampi per business, certo, è molto concentrato, e gli operai, okay, sono, e i tecnici sono estremamente specializzati. E siamo arrivati in una parte dell'azienda che non vi potremo far vedere, la parte di lavorazioni chimiche, quindi trattamenti superficiali dei pezzi, giusto? Esatto, dalle anodizzazioni a vari indurimenti superficiali, trattamenti materiale per materiale, prodotto per prodotto, abbiamo varie lavorazioni. Torniamo invece poi sulla questione catena. Qua è assemblaggio, giusto? Assemblaggio catena. Quindi adesso sono tutti in pausa pranzo, perché noi siamo orientati all'una. Un po' tardino, sì. Dalle maglie, i piolini, maglia interna, maglia esterna, andiamo a fare la catena. Sono circa 128 maglie, una o 117 da, dipende da strada o da gravel. E ti faccio vedere proprio la macchina che mi va. Qua siamo già a uno stadio avanzato, sì, perché prima del montaggio praticamente. Esatto, e questa è una catena a 10 velocità, quindi sarà un ricambio che non so dove spediremo, ma vedi la ricchezza di opzioni, sì, che offriamo. E andiamo dalla catena appunto Eckar a 13 velocità alla catena del super record, che addirittura andiamo a svuotare i piolini per risparmiare
qualche grammo, esatto. Questa è una macchina che fa la selezione automatica, controllo qualità, giusto? Esatto, guarda, vedete, AB, in più bisogna avere tolleranze e poi lo scarto, perché hai visto come stampiamo, abbiamo delle tolleranze estremamente precise, certo. Prima di metterle in linea andiamo a controllare che sia tutto secondo i parametri. Certo, ci sarà un lettore laser che misura velocissimamente tutte le maglie, controlla la loro grandezza e se supera una certa misura sia in più che in meno fa gli scarti in automatico, una cosa che a mano per un umano sarebbe impossibile da fare assolutamente. Allora, questo è il cuore, quindi le maglie e i piolini hanno passato il processo di selezione di qualità, vengono uniti assieme. Vedi i caricatori, proprio quasi fosse una pistola, un mitragliatore, certo. Che scendono, vengono spinti e... Vediamo a sinistra, vedete, c'è la fila di maglie impilate. Che se ci fai caso sono talmente piccole che non lo noti, ma si vede sembra un che cordone sporre. Unico. Esatto. E da qui poi la catena nasce e inizia il suo ciclo, viene stressata. Per assicurarsi, guarda, spero che tu abbia parecchia batteria, perché vedere dove si inizia. Ma tutto questo gira, adesso deve arrivare in tensione e poi riparte, qui viene ribattuta. Viene ribattuta maglia per maglia? Esatto, per assicurarsi che il primo passaggio fosse corretto. E anche vedi quanti strozzi e nodi subisce. Questo quello scenderà prima che possa continuare a girare. Non finisce più, quanto dura? Non finisce più, sono centinaia di metri con vari passaggi di controllo qualità. Di lavoro. Qua sono metri di catena strozzati e stressati. Okay. Andiamo alla parte più interessante, se vuoi. La catena viene lubrificata. Okay. Prima di essere lubrificata viene controllata. Ma che figo, guarda come lavora, l'angolo qui viene messa alla prova sia sopra che sotto. Quando è tutto a posto, la catena viene lubrificata in un bagno a ultrasuoni. Ok, viene pulita completamente. No, ingrassata. Pulita e lubrificata. Esatto, e è caldo. Ok. Vuol dire che sia più fluido e venga assorbito in ogni anfratto. Esattamente. Okay. Poi qui la vedi, viene pulita. Vedi proprio il lubrificante, il grasso che man mano si deposita su degli strati dei panni. Poi fa giù di nuovo. Prosegue fino a suo giro, un ultimo controllo e qua andiamo poi all'impacchettamento e vengono tagliate. Viene automatico tagliata? Sì, impacchettate e poi c'è un ultimo controllo. Un ultimo controllo di qualità. Esatto. Vengono imbustate e spedite a casa vostra o dal vostro negoziante di qualità. E qua invece passiamo in una delle parti che mi attira più di tutte. Tra l'altro trovate sulla pagina YouTube di Campagnolo un video fighissimo sulla realizzazione delle lenticolari, che per chi non lo sapesse sono le ruote che vengono utilizzate a cronometro e in pista, quindi ruota piena in fibra di carbonio che ha un peso imbarazzante. Ridicolo. Sì. Ed è senza raggi. Tecnologia Campagnolo ci permette di farla autoportante. Poi mi dicevi quante al giorno massimo? Massimo 4 ruote, non coppie, al giorno, perché vedete la quantità di lavoro. Sono quelle pelli lì, vengono accoppiate, messe sullo stampo e infornate, io dico come le pizze, ma sì, è veramente un'artigiana. Sì. E le ruote sono scelte perché a questi livelli la sponsorizzazione conta poco, dove sei in pista vuoi la ruota più veloce. Sì. Sono scelte dai più grandi campioni, hanno stabilito record dell'ora o infiniti successi in velodromo, quindi è un po' l'icona la Ghibli. Per Campagnolo le facciamo solo a Vicenza, qua non c'è, sono altri siti produttivi. Okay. Ed è proprio il cuore del know-how, da un lato, anche per la scelta del carbonio. No, figata vedere proprio che c'è una persona che costruisce un tot di ruote al giorno, fa tutto il processo produttivo. Sì, macchine non ne vedi.
è tutto fatto a mano, incredibile. Roba da Formula 1. Adesso però per le ruote purtroppo non vi potremo far vedere nient'altro, perché entriamo nell'area sensibile sulla lavorazione della fibra di carbonio. Ovviamente segreti industriali. Yes. Tanto quindi... con la telecamera la controluce sì. Non si vede, però qua abbiamo dalle pelli che teniamo nei freezer. Anche questa è una cosa che non tutti sanno: il carbonio ha un ciclo che è come quello dei surgelati. Deve mantenere le temperature, le resine se no reagiscono e scadono. Quindi qui riceviamo dai fornitori le pelli, quindi i rotoli di carbonio, e dobbiamo utilizzarli entro un certo limite lasso di tempo. Okay. Questo da un lato ci obbliga a tarare correttamente la produzione e la pianificazione, dall'altro ti obbliga a buttare via materia. Se vuoi avere certe prestazioni devi gettare il carbonio dopo che la resina perde le sue proprietà. E quindi vedi, se vedi entrare in campagnolo un camion frigo, non è detto che è quello per la mensa, è quello magari per il carbonio. Altra zona purtroppo che mi posso far vedere, ma ormai sono abituato nei factory visit che tantissime zone sono coperte da segreto, ma ci sta la grande, chi non ha i propri segreti a livello lavorativo. Qua mi dicevi queste due zone. Allora, abbiamo il laboratorio metallurgico, nel senso che veramente studiamo i materiali, con i microscopi, è un laboratorio, immaginati l'università, con le ampolle, le macchine, i microscopi. Sì, durezza, resistenza agli agenti esterni. Questo è l'area testing, proprio dove a banco simuliamo lo stress che ricevono i prodotti su strada o fuori strada, e quindi non possiamo farvelo vedere, sia perché potremmo avere in testa dei prototipi e il marketing magari non lo sa, ma anche perché le macchine che abbiamo sviluppato negli anni per simulare, per dire, lo stress della Parigi-Roubaix, è stato una sfida a trovare un sistema per riprodurre su un banco quello stress. Quindi abbiamo dei sensori, degli atleti, quindi è una informazione sensibile. Però continuiamo a camminare e ti faccio vedere qualcos'altro che sicuramente vale la pena. E ti facciamo vedere una delle cose che mi impressiona più di tutte, perché fino a che sono componenti singoli che poi vengono assemblati, ok, ci sta, ma quando vedi una lavorazione così che parte da un pezzo di acciaio e arriva al finale completo, è veramente incredibile. Qui abbiamo macchine a tre assi, ne abbiamo sette, e è l'industria 4.0, quindi vedi che è tutto cablato. I robot sanno cosa devono fare, sono guidati a computer, e abbiamo poi un controllo, una cassetta viene misurata in 1021 punti. Questo a livello di tolleranze, questo altro robot ritara la macchina qualora non fosse perfettamente a metà della tolleranza. Questo è solo un esempio. Qui vedi proprio dal pieno come lavoriamo le tre cassette, quindi 9.36, 9.42 e 10.44, che sono fatte con la tripletta per la partenza, la tripletta per la partenza 10 e la quadripletta per la partenza 9, quindi poi si vanno ad incastrare. Incredibile. Con il corpetto N3V, che è lo specifico che abbiamo per sviluppato il 13. Per il 13. Le ruote vecchie sono compatibili con campagnolo e abbiamo veramente molti produttori che hanno sposato il nostro standard, quindi non è un problema trovare le vostre ruote preferite. Allora non fossero le Shaman. Qui possiamo vedere o è sempre... Vi faccio vedere. Ok. Poi facciamo uno strappo alla regola. Infatti è la macchina, Nicola. Controlla tutti. 1021 punti identificati nella cassetta. Ci sono vari tastatori in base al tipo di superficie. Vedi qua lì come risale. Il tuo background viene fuori. Sì. Questo dà in tempo reale il feedback alla macchina che lavora, e quindi sarà sempre posizionata esattamente a metà della tolleranza che abbiamo al micro. Quindi ogni tot cassette viene tolta una cassetta dalla produzione, viene messa lì e viene fatta ovviamente la taratura, cioè viene tenuto conto di come sta lavorando. È uno a uno in realtà, ogni cassetta viene... Ah, ogni cassetta. Come potete vedere qua stanno facendo le triplette, che sono sul rullo qui a destra, vengono prese dal braccio giallo che la infila all'interno della macchina che fa tutta la lavorazione, e poi là in fondo c'è lo stesso macchinario che abbiamo visto un attimo fa che controlla ogni tripletta che esce e tasta i 1021 punti. Le tripletta sono molti meno. Ok, lì avevi il grosso del pacco pignoni. Ok, cioè sono in totale sul pacco pignoni 1021. Ok, quindi controlla comunque la qualità di ogni pezzo che esce
per poi essere messo in, in dura una quarantina di minuti abbondanti la produzione, e okay, in parallelo è schermato il controllo che più o meno dura uguale, quindi okay, la macchina mentre ne fa uno controlla quello che ha appena finito. Ok, quindi ragazzi, da questo materiale, da questi dischetti d'acciaio, poi nasceranno i pacchi pignoni. Mi piace sempre un casino vedere la trasformazione dei materiali con le lavorazioni, e da quello che noi consideriamo sempre un prodotto finito, scatolato, e diciamo ok, l'hanno fatto, è lì pronto da montare, da utilizzare, però secondo me è sempre molto interessante vedere tutta la lavorazione che c'è dietro. Poi in realtà mancherebbe tutta la grossissima parte di progettazione e test, perché alla fine voi vedete il prodotto finito che è già la fine di un processo lunghissimo, giusto? Progettazione, un sacco di prove, errori, rotture. Esatto, ti aspettavi qualcosa di simile, onestamente? Onestamente sì, perché comunque, cioè, lo so che in Italia ci sono tante eccellenze, soprattutto a livello di lavorazioni meccaniche. Poi io vengo da una zona dove c'è veramente pieno, incredibilmente, di aziende che fanno questo tipo di lavorazioni. Macchine CNC, controllo sì, controllo numerico, lavorazioni. Poi da noi c'è Officine Meccaniche Rezzatesi, che sai che è sponsor della Ferrari, che fa tutte le lavorazioni di carter, cambi, così. E quindi secondo me è fighissimo vedere che anche nel mondo bici comunque ci sia una parte di meccanica. E comunque, come campagnolo, lavoriamo nel World Tour, che è la Formula 1 della bicicletta, quindi abbiamo lo stesso imprinting delle vostre officine. Quindi prodotti sviluppati a Vicenza, testati a Vicenza, prodotti a Vicenza o in Romania, dove abbiamo un'altra fabbrica, comunque sempre made in Europe, portati poi sulla palcoscenico più importante del mondo come il Tour de France dall'UAE, e la vittoria a Parigi di Taddei, ecco, è stata un po' la ciliegina di quest'anno, se assolutamente vuoi. Bene, direi che manca l'ultimo cenno che dicevi, sì, storico. Porto a vedere il Cimelio, che è un po' adesso è tutto moderno, se vuoi, 4.0, okay. Capannone comunque è qui da più di 30 anni, ma andiamo a vedere dove tutto è nato, negli anni 30, con Tullio, il padre di Valentino, che è l'amministratore delegato attuale. E Tullio è famoso per aver inventato lo sgancio rapido salendo il passo Croce Daune. Infatti, per gli appassionati che pedalano in provincia di Belluno, c'è il monumento in cima della salita. E era una sera, era una gara fredda, lui non è riuscito a invertire la ruota, perché non so se ti ricordi, le bici vecchie avevano i due, così dovevi girare la ruota per avere il pignone e cambiare il rapporto, e non esisteva il quick release, e da lì ha cominciato a pensare come mi sono staccato in salita, eccetera eccetera. Figlio di un ferramenta, ha cominciato a mettere le mani di qua di là sulla sua bicicletta, insomma, il genio era già in luce, e poi è arrivato ad avere l'azienda che conosciamo. Quindi andiamo a vedere questo Cimelio. Andiamo, sono curioso. Ben prima di Deliveroo o Just Eat o qualunque fenomeno di consegna a domicilio in bicicletta, a parte gli scherzi, questo era il ciclo, la carriola, chiamiamolo. Madonna, incredibile, tra l'altro notare il freno a pedale e le balestre per fare ammortizzatore alle ruote. Già qui ci sono delle innovazioni, no? Direi il freno basso. Aerodinamico prima. Ovvio, aerodinamica è fondamentale, direi. Un CX di 0,20, immagino, per questo. Ma quindi da qui, dalla ferramenta in Corso Padova dei genitori, Tullio Campagnolo poi è arrivato a aprire la Campagnolo che conosciamo noi, che ha portato tutti i più grandi campioni, da Coppi, Bartali a Pantani, appunto a Pogacar quest'anno, a usare il Campagnolo. E ci ha portato a andare sulla luna con il magnesio, insomma abbiamo una serie di primati, lo sapevo. Fare i cerchi per la Lamborghini, per le macchine da rally, vincere mondiali su varie discipline. È una storia che potete approfondire sul nostro sito o anche in bellissimi libri che trovate in libreria. Bene ragazzuoli, direi che questo giro in Campagnolo finisce qui. Purtroppo non abbiamo potuto far vedere nei dettagli tutti i processi, perché ovviamente e giustamente ci sono dei segreti che non possono essere svelati. Comunque ringrazio tantissimo Nicolò e Campagnolo per avermi invitato a fare questa esperienza, e spero che anche voi abbiate apprezzato un po' una delle eccellenze italiane che abbiamo nel nostro paese.
Ovviamente vi invito, se è possibile, non so se fate organizzate test bike per l'Ecar. Ci stiamo lavorando, okay. Saranno in alcuni negozi, ci sarà una demo fleet, ma è tutto un po' in questo periodo. Parlare okay. di eventi, pianificazione sì, è un certo. po' difficile, ma abbiamo delle bici pronte per okay. i nostri. Quindi appena la situazione si migliorerà un po', io vi invito sempre a provare i prodotti che vedete nei miei video, perché non basatevi solamente su quello che vi dico io, fate anche voi una vostra prova, date anche voi dei feedback, soprattutto anche all'azienda. Questa primavera sì. poi stiamo pensando di rendere Cima Ecar accessibile col cambio Ecar, quindi okay. i dettagli non ve li sveliamo. Ok, piccolo spoiler. Magari verrai anche tu volentieri, in alto piano. Volentieri, di là. Mi hai detto che è fantastico, quindi non vedo l'ora, visto che appena il giro di oggi... Neve, sì. Si va a pedalare in alto piano, si prova Ecar, stiamo Il lavorando. Giro di oggi è stato fantastico, grazie anche per quello. Ragazzi, se avete dubbi, curiosità, domande, fatemele qui sotto riguardo a questo video. Magari riusciamo anche a organizzare qualcos'altro insieme a Nicolò. E quindi noi ci vediamo alla prossima. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate il bottone qui sotto, condividete, mettete un like e fate insomma tutte le solite cose che chiedo di fare di solito. Grazie ancora a Nicolò e noi ci vediamo alla prossima.